è la festa della Madonna del Monte Carmelo, tra le ricorrenze più sentite a Venafro, insieme a quella dei santi martiri Nicandro, Marciano e Daria. Festeggiamenti che quest'anno finalmente riprendono nell'attesa e nella gioia di tutti i fedeli. La caratteristica di questo periodo l'abbiamo visto con le festività dei santi martiri, lo vediamo in queste giornate, ma più in generale in questa stagione estiva, è l'entusiasmo con cui le persone, i cittadini, si accostano alle tradizioni, si riappropriano di queste tradizioni e con gioia davvero provano in qualche modo a riviverle. Questo è un segno importante di ripartenza, ma soprattutto di una genuinità di cui ci andiamo a riappropriare. E stasera per noi è un orgoglio perché la Nato, la banda della Nato ha accettato a venire a fare la serata a Venafro, prima volta nel Molise, prima volta hanno scelto Venafro. Quindi è un orgoglio per noi e siamo contentissimi che loro siano qui. A dare lustro al programma civile quest'anno la partecipazione straordinaria della band ufficiale della Marina Americana in Europa, la US Naval Force Europe and Africa Band. Oltre 30 componenti di rientro da numerosi concerti in tutto il continente europeo, in tutta l'Africa e l'Asia, e che ieri sera hanno deliziato il pubblico presente con diversi generi musicali, dalla musica classica al rock, dalla musica napoletana al pop e jazz. Brani classici napoletani, qualche brano jazz, marce militari famose, per esempio di Susa, giusto per citare un autore, e poi nella seconda parte, però sarà tempo unico comunque, c'è la formazione pop rock, quindi brani dagli anni 40 ai giorni nostri.